Buongiorno da Francesca, bentornato a Parlarti, le lezioni di italiano con l'arte. Anche per oggi, una lezione tutta in italiano e con sottotitoli. E ti porto ancora a Pisa, a vedere un posto magico, una chiesa magica, la chiesa di Santa Maria della Spina. Però, prima di cominciare, il vocabolario della lezione. Pinnacolo, timpano, guglia, decorazioni floreali, decorazione policroma. Poco lontano dalla Torre di Pisa, di cui ti ho già parlato, a pochi metri dalla riva del fiume Arno, c'è la chiesetta di Santa Maria della Spina. La chiesa è uno splendido esempio di gotico pisano che unisce la decorazione a fasce orizzontali policrome con gli elementi architettonici tipici del gotico, timpani, pinnacoli, guglie, che servono per aumentare il senso di verticalità della struttura architettonica. La chiesa fu realizzata nel 1230 dalla famiglia Gualandi, un'antica e famosa famiglia pisana. Ma perché la chiesa è intitolata Santa Maria della Spina? Che cos'è questa spina? La spina è una reliquia portata in questa chiesa nel 1333. È una spina della corona di Gesù Cristo. Oggi questa reliquia è conservata però in un'altra chiesa pisana. La chiesa oggi si trova sulla sinistra del fiume Arno, in alto, proprio vicino al passaggio delle macchine, ma anticamente era in basso, proprio vicino al fiume, e una commissione artistica decise di trasportarla nel 1800 più in alto, perché la chiesa veniva periodicamente danneggiata dall'acqua del fiume. La chiesa sembra quasi brillare per la bellezza della sua decorazione architettonica e scultorea. Infatti, sulla facciata c'è anche uno splendido esempio di Madonna con Bambino di Giovanni Pisano, attribuita a Giovanni Pisano, realizzata tra il 1310 e il 1320. La decorazione scultorea prosegue anche sul fianco della chiesa, con una loggia gotica che ospita una serie di apostoli. In basso, finestre e portoni riccamente decorati da marmi policromi con decorazioni geometriche e floreali. Tutta questa splendida produzione artistica veniva dalle botteghe degli abili artisti pisani. E adesso è arrivato il momento degli esercizi. Se non ricordi le soluzioni, le risposte agli esercizi, guarda più volte il video. Questo è un ottimo modo per rivedere il vocabolario della lezione e memorizzarlo. Esercizio numero 1. In questo testo ci sono due errori. Riesci a trovarli? Numero 2. Rimetti nell'ordine giusto, o almeno coerente, le parole della frase qui in basso. Numero 3. Rispondi a questa domanda. Perché questa chiesa si chiama Chiesa di Santa Maria della Spina? Bene, anche per oggi siamo alla fine. Spero che anche questo video ti sia piaciuto. Se è così, clicca mi piace, lascia un commento, condividi il video. Noi ci vediamo tra 2 settimane, il 15 di aprile. Ti aspetto!